Allora, dicevo, ascetismo, libertinismo e moderazione. Epicuro, voi lo avete, probabilmente lo ricordate, l'avete studiato, ma anche se non l'avete studiato non fa nulla. Epicuro ritiene, nell'ottica della moderazione, che appunto il piacere migliore sia il piacere che lui chiama stabile. Non è il piacere, cioè dinamico. Lui distingue fra piacere stabile e piacere dinamico. Cos'è il piacere dinamico? È il piacere che risulta dalla soddisfazione di un desiderio. Ora, questo tipo di piacere comporta sempre un turbamento, un'agitazione dell'anima, dice Epicuro. Perché non sempre il bene che può soddisfare il mio desiderio è disponibile. Non sempre mantiene le promesse, spesso delude. Quale piacere invece è più garantito, è più sicuro, è più appagante e stabile? Quello che lui chiama piacere inquiete, non piacere in movimento, piacere stabile, non piacere dinamico, e cioè il piacere che deriva dalla mancanza di mali e di privazioni. Chi è che sta veramente bene? Sta veramente bene chi non soffre alcun male, non chi ha ciò che desidera, perché nessuno ha mai sempre tutto ciò che desidera. E quindi chi desidera soffrirà sempre una privazione. Chi sta veramente bene? Chi se la passa veramente bene? Chi ha desideri così modesti da rendere quasi impossibile la loro mancata soddisfazione. Epicuro cioè dice: accontentati di ciò che hai, desidera soltanto ciò che possiedi. In questo modo niente di ciò che accade potrà andare contro il tuo desiderio. Ricordate, no? Epicuro distingue fra piaceri naturali e necessari, piaceri naturali e non necessari, piaceri né naturali né necessari. Lui dice: accontentiamoci soltanto dei piaceri più frugali, più semplici, che sono sempre a portata di mano e che non creano ansia e turbamento. Epicuro dice: ti devi accontentare essenzialmente del cibo, dell'acqua e di alimenti semplici, e cioè di tutti quei piaceri collegati a bisogni che sono naturali e necessari. Cioè a quei bisogni che se non vengono soddisfatti conducono alla morte. Fra questi bisogni però Epicuro introduce anche l'amicizia. Per Epicuro l'amicizia è un piacere naturale e necessario, perché l'uomo per natura tende a cercare la vicinanza degli altri. Ecco, chi si accontenta di avere pochi amici ma buoni, e tutto ciò che è necessario per vivere, non di più, vivrà nella pace. La sua vita sarà una vita felice. Chi invece cercherà, oltre questi beni, anche beni che, pur essendo naturali, non sono necessari, per esempio cibi prelibati, particolarmente ricercati, oppure il sesso, che è naturale ma non è necessario, perché non è necessario avere rapporti sessuali per sopravvivere. È necessario mangiare e bere per sopravvivere, ma non avere rapporti sessuali. Gli amici, dice Epicuro, sono molto più necessari del sesso. Una vita senza amici è una vita tremendamente triste e povera. Una vita ricca di amici e di gioie spirituali, quali sono quelle garantite dall'amicizia, anche se priva di sesso, funziona perfettamente, anzi, molto meglio, perché il sesso ci turba. Il sesso provoca più dolore che piacere, dice Epicuro. E questo significa che noi dobbiamo badare più a evitare il male che non a ottenere un bene. Il vero piacere, dice cioè Epicuro, è un piacere negativo, è legato più all'assenza di un male, lo dicevo prima, che non alla presenza di un bene. E perché incalza Epicuro? Perché per noi è più facile evitare un male che ottenere un bene. Non solo, ma noi stessi abbiamo più paura di soffrire che non desiderio di godere. Sembra
se a qualcuno di noi venisse detto potrei avere la cosa che più ti dà piacere, ma dopo dovrai soffrire maledettamente per 2 mesi consecutivi, e tutti noi ci penseremmo un attimo. Noi abbiamo più paura del dolore che desiderio del piacere, questo pensa Epicuro. Dunque il piacere migliore è l'assenza del male, non quello legato alla presenza di un bene, desiderabile o desiderato. Quindi più facile evitare il male che ottenere il bene, è più facile evitare di ammalarsi che guarire una volta ammalati. È più facile evitare di innamorarsi, cosa che Epicuro raccomanda, no? Evita di innamorarti finché puoi. È più facile evitare di innamorarsi che riprendersi da una delusione amorosa. Quante volte nel corso delle tormentate pene di amore noi ci siamo detti sarebbe stato meglio non innamorarsi mai di questa persona, se solo avessimo saputo che ci avrebbe fatto soffrire così tanto. Ma come sarebbe stato bello vivere nella pace, senza il tormento di questo rapporto. Ecco, Epicuro ti dice evita finché puoi di innamorarti, non innamorarti, perché l'amore crea dipendenza, produce più turbamento che gioia. Vivi autosufficiente, vivi con il poco che ti serve per vivere e con la semplicità degli affetti più elementari. Non puntare troppo in alto, è il modo migliore per farti male, per farsi del male. Pensa sempre, di fronte a un piacere che ti si presenta davanti e che cerca di sedurti e che ti chiama, domandati sempre, dice Epicuro, cosa accadrà se io non lo godo? Cioè, cosa accade se non soddisfo questo desiderio? A volte un elementare calcolo costi-benefici, dice Epicuro, ti condurrà ad ammettere che la sofferenza che deriva dalla rinuncia a quel piacere ti porterà a lungo termine un piacere maggiore di quello che sarebbe derivato dal goderlo. Ti faccio un esempio concreto. Io mi trovo di fronte a una tavola imbandita piena di cibi prelibati di cui vado golosissimo. Però so già che soffro di reflusso gastroesofageo, oppure ci posso pure aggiungere una lieve intolleranza al glutine. So che se divorerò tutte quelle pietanze e soffrirò maledettamente dopo. Godrò sovranamente nel mangiarmi tutto quello che ho davanti, però poi starò malissimo. L'alternativa è mangiarsi, non so, un riso in bianco con il parmigiano di sopra, non lo so, una cosa un po' meno triste, inventatela tu. Comunque qualcosa che esce perdente dal confronto con i piatti prelibati del primo tavolo. Ebbene, dice Epicuro, non è forse meglio soffrire la rinuncia a quel piacere che soffrire le conseguenze di averlo goduto? Ecco, secondo lui è decisamente preferibile mangiarsi la pastina e digerire con serenità leggendo un buon libro prima di andare a letto che non sbafare tutte quelle pietanze, festeggiare gastronomicamente la serata e poi passare tutta la notte in preda alla nausea, al vomito, al reflusso e ai tentativi di calmarlo. È un esempio gastronomico un po' brutale, ma secondo me è efficace. Poco fa lei parlava della compatibilità tra il piacere femminile e il piacere maschile. Sì. E diceva che i due modi di piacere sono compatibili relativamente al fatto che all'uomo piace che alle donne piaccia piacere. Sì. Ma solamente relativamente a questo, o cioè, perché sembra come se fosse una cosa, diciamo, ad un unico senso. Non so se è solo questo il momento in cui i due piaceri coincidono. No, naturalmente. E quindi, cioè, quali sono gli altri? Questo volevo capire. Scava scava, non coincidono neanche lì, perché, diciamo così, quando io dico che coincidono, l'ho detto a un livello generale molto superficiale, che non significa falso, cioè esiste una coincidenza perché, ripeto, che alla donna piaccia apparire bella conviene molto all'uomo. Okay. Ok, questo non significa che sia l'unico ambito in cui i due
diciamo, desideri si incastrino, ma niente affatto, ce ne sono molteplici altri. E tuttavia, dicevo poco fa, non sempre si incastrano nemmeno a questo livello. Mi riferisco al fatto che spesso ci sono delle ragazze, ma anche delle donne mature, che si vestono in un certo modo perché si ritengono valorizzate da certi abiti. Può succedere che tendano a esibire la loro bellezza fisica per meglio colpire gli altri in generale e gli uomini in particolare. Ora, cosa succede dall'altra parte? Quando in un locale entra una bella ragazza che mette in bella mostra gambe, caviglie e seno, generalmente i ragazzi, soprattutto se sono in gruppo e se sono giovani, faranno dei commenti a sfondo sessuale su questa ragazza, che però nella sua mente quasi sempre, questo è sperimentalmente dimostrato, quasi sempre, non ho detto sempre, quasi sempre non ha assolutamente dei retropensieri sessuali. Perdonatemi se dovessi semplificare in modo brutale, però lo sto dicendo prima, è per intenderci, non sto generalizzando affatto, sto dicendo che tendenzialmente funziona così. Quando una ragazza mette la minigonna, lo fa perché vuole essere bella, non perché si vuole portare a letto un ragazzo. Il ragazzo che ha uno sguardo più settoriale e legato all'interesse sessuale tende a interpretare quella minigonna non come un appello ad apprezzare la bellezza di quella ragazza, così come lei invece lo aveva pensato, ma come un richiamo puramente sessuale. Ecco, questo è un punto in cui i due linguaggi divergono e in cui non sempre quello che la donna vuole comunicare è interpretato allo stesso modo dall'uomo. Insomma, la donna dice bellezza e l'uomo pensa al sesso. Questo sempre generalmente, non vorrei dipingere l'uomo come un predatore sessuale, non è di questo che si tratta. Quando l'uomo è catturato dal dettaglio erotico, non lo fa perché è un porco, no? Ma perché la sua affettività e la sua sessualità funzionano così, sono cioè più sensibili al dettaglio erotico, che se è troppo visibile impedisce allo sguardo maschile di guardare l'intero, che è la persona della donna. Per questo c'è una bella riflessione di Max Scheler, un filosofo del Novecento, sul pudore. Scheler fa notare molto finemente che il pudore è al servizio dell'amore e soprattutto della persona, contro la riduzione della persona a merce sessuale. Lui dice, se una donna si scopre troppo, finisce per nascondersi agli occhi dell'uomo, perché l'uomo sarà catturato dal dettaglio erotico e perderà di vista la donna, non la vedrà più, vedrà solo il frammento di carne che gli interessa per soddisfare il suo bisogno, che quella, diciamo, eccessiva visibilità ha acceso. Quando invece la donna lascia solo intravedere, in modo più discreto, piuttosto che esibire in modo troppo diretto, e allora costringe l'uomo a guardarla negli occhi, no? E cioè a guardare quella parte del corpo in cui si esprime il tutto della persona. Perché non tutte le parti del corpo sono espressive della nostra persona. Alcune lo sono più di altre. E quali sono? Sono le parti meno intercambiabili, meno sostituibili. Generalmente sono le mani e il volto. Nello sguardo di una persona c'è proprio lei. Nel suo seno no, perché un seno è sostituibile da un altro. Non parliamo poi degli organi genitali. Una vagina e un pene sono sostituibili facilmente da un'altra vagina e da un altro pene. Ma un volto, con che cosa lo sostituisci? Nel volto c'è davvero lui, c'è davvero lei. Ecco perché esibire quelle parti del corpo che in linea di principio sono intercambiabili finisce per far scomparire la persona. È un paradosso nell'ottica di Scheler, cioè più mi scopro, più scompaio. Più scopro parti del mio corpo, più scompaio come persona. Perché l'uomo non sarà più chiamato a guardarmi come una donna, ma come una femmina, come una preda sessuale. Ora, questo meccanismo spesso non è conosciuto, soprattutto dai giovanissimi. Ci sono i giovanissimi, no?
certe ragazzine che si vestono in modi che sono obiettivamente volgari, obiettivamente inappropriati, ma lo fanno innocentemente, semplicemente perché si sentono belle, si sentono femminili, allora vogliono condividere pubblicamente questo loro desiderio di mettersi in mostra. Ma dall'altra parte vengono fraintese e poi non ci si capisce più. Ora, attenzione, io non sto facendo il discorso rozzo e volgare che porta agli estremi di chi dice che persino la violenza sessuale è colpa della donna. Non sto dicendo certo questo. Se una donna va in giro mezza nuda e un uomo la violenta, la colpa è dell'uomo, mica della donna. Certo, la donna non l'ha aiutato. La donna può educare anche l'uomo a dare il meglio di sé quando la guarda. Ecco, diciamo così, ci sono donne che non aiutano gli uomini a dare il meglio di se stessi quando le guardano. L'uomo ha un debole per la bellezza del corpo femminile. La donna lo deve sapere, perché se non lo sa, rischia di fraintendere e di essere fraintesa. Non riesce a comunicare con l'uomo. È un modo sbrigativo di liquidare il problema, dire l'uomo è un maniaco, la donna voleva soltanto essere bella. No, non sarebbe giusto. Non sarebbe giusto. Tanto quanto non sarebbe giusto dire l'uomo è un angioletto che diventa un maniaco sessuale quando la donna fa la prostituta. Nemmeno questo, è pure una semplificazione di qualcosa di molto più complesso, che ha a che fare con le aspettative psichiche più profonde di ciascun sesso nei confronti dell'altro. Potremmo dire che praticamente, se in base a quello che ha detto lei, quindi la compatibilità sta nell'intreccio tra le due specie, cioè tra l'uomo e la donna, è una compatibilità un po', cioè non c'è questa compatibilità, Mi... cioè c'è perché la vogliamo trovare, diciamo così. Allora, mi piace quello che hai detto, c'è, non c'è, mi piace. Io lo direi così, esatto. Io direi che la famosa compatibilità che noi abbiamo incontrato discutendo l'immagine dell'androgino, esatto, c'è e non c'è, ovvero, come tu stessa dicevi, è una potenzialità che può essere realizzata solo a condizione di volerlo, da un lato. Dall'altro lato bisogna essere consapevoli delle differenze. Ci sono tante situazioni in cui l'uomo e la donna dimostrano chiaramente di non essere fatti l'uno per l'altro, e questa è la più palese smentita dell'immagine di Aristofane. Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, no? Il famoso libro del giornalista americano. L'uomo e la donna sono due stranieri, non si capiscono, parlano lingue diverse, non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Ora, questo è però precisamente ciò che li attrae. Dove sta la fregatura, diciamolo così nei termini un po' simpatici, per rievocare l'ambiguità? Dove sta la fregatura? Sta nel fatto che ciò che più ci attrae è anche ciò che può distruggerci. E questa incompatibilità che suggerisce a Erich Fromm l'idea che l'arte di amare consista nel trasformare i potenziali nemici dell'amore in suoi alleati. La differenza fra uomo e donna potenzialmente impedisce l'amore. Ma allora cosa significa amare? Significa trasformare questo potenziale nemico dell'amore, che è la radicale differenza fra uomo e donna, in una risorsa, in una ricchezza, no? In qualcosa che sostiene, alimenta e rende interessante l'amore, piuttosto che impedirlo, no? Torneremo brevemente sulla differenza fra uomo e donna, però non si poteva evitare di parlarne nel discutere del piacere, perché quando noi diciamo piacere pensiamo quasi sempre al sesso, e non è vero, non è così. L'espressione i piaceri dell'amore, subito si pensa all'esperienza sessuale. Dipende. Non sempre. C'è un modo maschile di guardare la cosa e un modo femminile di guardare la cosa, ripeto. Direi che all'esame, nel caso in cui ci fossero alcune questioni che a te risultano indigeribili o sulle quali non sei d'accordo, io ti prego di dirlo. Cioè, dopo aver fatto l'esame, o anche durante, a me interessa che tu abbia sia entrata dentro una riflessione, non mi interessa che tu mi dica esattamente tutto ciò che io ti ho detto durante le lezioni o
o che tu hai letto nei testi. A me interessa che tu possa entrare, ma lo stai già facendo, lo hai già fatto, non lo vedo, lo capisco, non è naturale, dentro una riflessione e possa anche esprimere in modo argomentato la tua posizione, che può essere non solo diversa dalla mia, ma addirittura contraria. Io, per esempio, non sto parlando dell'omosessualità, ne ho parlato l'anno scorso in un altro corso, e anche a partire da un'altra mia pubblicazione dove ho trattato il tema dell'amore omosessuale, ma non ne sto parlando. Il fatto che io non ne stia parlando, l'avevo detto anche nella prima lezione, non significa che io non riconosca, per esempio, la dignità dell'amore omosessuale. Semplicemente non ne sto parlando perché il tema è un altro, è l'amore eterosessuale. Per questo dico la donna e l'uomo, ma può essere anche la donna e la donna, l'uomo e l'uomo, con tutte però le precisazioni e le differenze del caso che potrebbero venir fuori facendo un discorso più articolato sull'omosessualità, cosa che non possiamo fare. Quindi, dove non sei d'accordo, io non solo diciamo così, ti autorizzo, ma ti incoraggio a esprimerlo, a esprimere il disaccordo, a esprimere il tuo punto di vista lì dove fosse distinto o critico anche nei confronti del mio, perché la filosofia è questo, no? La filosofia non è ripetizione di una verità assodata, non è nemmeno la scienza, figuratevi. Quindi la filosofia a maggior ragione. Vado su Lucrezio e quindi sulla prospettiva del libertinismo. Allora, abbiamo visto l'ascetismo. L'ascetismo richiede di rinunciare completamente all'amore per evitare di farsi male. Quindi l'astinenza sessuale è rimanere, diciamo così, a distanza di sicurezza da ogni coinvolgimento sentimentale. Quindi né amare, né essere amati, né avere esperienze sessuali. Questo è una forma di libertà. Per esempio, per il saggio stoico. Il saggio stoico né ama né è amato. Mostra indifferenza nei confronti dei sentimenti, perché i sentimenti sono una forma di debolezza. Sono una forma di dipendenza, sono una patologia. Bisogna vivere secondo ragione, non secondo passione. Questo è il modo in cui lo stoicismo risolve il dilemma ragione-passione, no? Quello ben raffigurato da Pascal nella citazione che avevo riportato all'inizio. La moderazione l'abbiamo vista, Aristotele ci dice appunto di amare fino a un certo punto per evitare che oltre quel punto non si tratti più dell'amore. E qui faccio un esempio e poi passo subito al libertinismo di Lucrezio. Che vuol dire amare fino a un certo punto? E chi ama, quando ama, è preso da un sentimento così sublime che lo induce a ritenere che il proprio amore sia qualcosa di divino, no? Questo l'abbiamo già detto. Gli amanti assumono nei confronti del loro amore un atteggiamento devoto. Sono disposti a sacrificare tutto in nome del loro amore. Io, in nome della mia amata, sono disposto a tutto, non soltanto a morire, ma anche a uccidere. Ecco, questa forma di religione dell'amore è un superamento del limite, secondo la prospettiva di Aristotele. Perché è ambiguo pensare che il proprio amore sia divino. Io non posso dire che la sublimità del sentimento che provo è una dimostrazione che il mio amore è divino. Perché invece potrebbe essere anche che io sto divinizzando il mio desiderio. Come faccio a distinguere dove finisce Dio e dove inizia l'io? Mi spiego con una citazione di Virgilio nel nono libro dell'Eneide, Niso. Nello spiegare il sentimento che prova per Euríalo, dice: ma quello che sto provando per te viene da Dio o dal mio io? È un segno che fra noi c'è Dio o che io sto divinizzando il mio io? Come si traduce questo concretamente? Cioè, cosa succede quando un amante fa del proprio amore una religione, qualcosa di divino? Rischia di perdere il senso della misura, il senso delle proporzioni. E per esempio si presenta nei confronti dell'amato come un dio indispensabile. Mi riferisco a una cosa molto concreta, e cioè la tendenza a rendersi necessari.
di fronte all'amato. Amare per certe persone significa pensare che l'altro non possa avere un bene diverso da quello che soltanto io penso di potergli dare. Questo succede purtroppo spesso ad alcuni genitori, soprattutto ad alcune madri. C'è un amore materno invadente, talmente invadente da ritenersi necessario, quando in realtà non lo è. Essere gelosi di qualunque altro bene l'amato possa ricevere, a prescindere da noi. A volte noi non sopportiamo che l'altro sia felice per qualcosa in cui noi non c'entriamo nulla. Come se noi volessimo il monopolio dei benefici destinati all'altro, no? Tutto ciò che di bello e di buono ti capita deve passare attraverso di me, cioè devo essere io a dartelo. Non sia mai che tu possa essere felice o sperimentare qualcosa di bello a prescindere da me. Se io ti amo e noi ci amiamo, tutto il bene di cui puoi fare esperienza tu non può che coinvolgere anche me. Esistono queste forme patologiche di divinizzazione dell'amore che poi non sono altro che divinizzazione di se stessi, no? Cioè io appaio nei confronti dell'amato come un dio necessario, no? Onnipotente, attraverso il quale passa tutto quello che l'amato può ottenere. L'approccio della moderazione, caratteristico di Aristotele, ma anche di Epicuro in un certo senso, benché in Epicuro vi siano pure elementi, diciamo, di ascetismo, nella misura in cui lui raccomanda l'amicizia piuttosto che l'amore, no? Cioè ritiene che sia meglio ripiegare sull'amicizia piuttosto che avventurarsi nel pericoloso ambito dell'amore. Dicevo, la moderazione implica che ci si sappia fermare a un certo punto, cioè che non si esageri nell'amare nel senso di rendersi necessari, di rendersi onnipresenti, di rendersi invadenti nei confronti dell'amato. Dicevo, moderazione significa avere un senso del limite, quindi amare fino a un certo punto, e cioè fino al punto oltre il quale l'amore diventa un'altra cosa, non è più amore. Per esempio questa sorta di divinizzazione del proprio bisogno di dare all'altro che finisce per deformare il rapporto, quando appunto l'amante ritiene che l'amato non possa ricevere altro bene che non sia quello che lui pensa di dovergli dare e di potergli dare. Quando io dico moderazione sto dicendo la prospettiva di Aristotele, giusto? Sì. La quale ci dice che dobbiamo avere un senso del limite. Okay. Dobbiamo amare fino a un certo punto, non eccedere, non superare la giusta misura, moderare. Sì, infatti è stato chiaro, perché comunque lei ha parlato di forme patologiche dell'amore, quindi come poco fa ha detto viverlo nel giusto limite affinché appunto non diventi una fissazione infantile, poi ha detto appunto che una delle forme patologiche dell'amore è apparire nei confronti dell'amato come un dio onnipotente, ovvero volere... Grazie Laura, mi conforti. No, vabbè, però effettivamente non sono stato molto lineare, quindi ci sta che non sia stato chiaro. Allora, va bene, quello che ha detto Laura era quello che volevo dire, cioè la moderazione, la divinizzazione di cui parlavo, è una forma di eccesso contro cui la moderazione cerca di porre dei limiti. Giustamente qualcuno diceva all'inizio, professore, ma che c'entra la divinizzazione e superare i limiti con la moderazione? È il contrario. Ma appunto... stavo spiegando come la moderazione va ad arginare questa tendenza dell'amore a superare tutti i limiti fino a trasformarsi in qualcos'altro, no? In una forma di invadenza dell'amante nei confronti dell'amato. La citazione dell'Eneide dove si dice «Non so più dove finisce l'io e dove inizia Dio». E voleva, cioè, far vedere che l'amore può scadere in una forma di divinizzazione del proprio io. Cioè quando io amo, rischio di scambiare la sublimità e la bellezza di ciò che provo per un Dio e quindi per qualcosa che non può essere in alcun modo messa in secondo piano. Cioè se io ti amo e nel mio amore per te c'è Dio, allora io non potrò sbagliare, io sono sempre nel giusto. Tutto quello che sentirò di fare sarà come se provenisse da Dio stesso e quindi mi sentirò autorizzato a fare qualunque cosa in nome del mio amore per te.
Ma lì scatta il sospetto, dicendo questo parlo in nome di Dio o in nome del mio io che ho impropriamente divinizzato? Forse c'è un esempio più concreto. Pensate anche ai terroristi islamici che pensano di fare del bene in nome di Dio. Loro stanno agendo in nome di Dio e quindi sono disposti a qualunque sacrificio pur di far trionfare la volontà di Dio? O hanno divinizzato la loro guerra personale contro l'Occidente? Ma noi siamo occidentali e diremmo la seconda, naturalmente. Ma pensate anche a un cristiano. Un cristiano che pensa di agire in nome di Dio non si fermerà di fronte a nessun ostacolo. Ma di nuovo, perché è Dio che agisce in lui? O perché lui ha impropriamente trasformato in Dio il proprio desiderio e la propria personale opinione? Questa è una forma di eccesso, è una mancanza di senso del limite, di moderazione. È qualcosa contro cui possiamo usare Aristotele, diciamolo così. Cioè moderare la tendenza a divinizzare il proprio amore. Perché se lo si fa, si producono danni. Vedi la madre che pensa di essere indispensabile per il figlio, quando magari il figlio non vede l'ora di scrollarsela di dosso.